Eccoci, bentrovati appassionati di calcio a 5. Buonasera, si rinnova l'appuntamento con Mondo Futsal al mio fianco in look orientale. Tutto nuovo. Salutiamo Tiziana in formissima questa sera. E Buonasera, buonasera a tutti. salutiamo i nostri ospiti, Andiamo Tiziana. subito a presentarli. Stefano Scala. Buonasera, buonasera a tutti. Mario Serpa, che è il Buonasera. centrale della Pontina Futsal. Emiliano Bizzarri, che è il pivot della Pontina Futsal. Il nostro Roberto Buonasera, Martin. buonasera a tutti. E Daniele Porcelli. Buonasera, bentrovati. Ebbene, siamo al completo, insomma, abbiamo tanti ospiti anche questa sera per parlare di tanti argomenti, ma iniziamo in maniera inconsueta, subito con una telefonata, subito con un protagonista pontino che sta veramente portando in alto i colori della nostra città in terra toscana. Parliamo di Giovanni Foglietta, che è primo in classifica con la sua formazione, lo Staggia, nel girone C del campionato di serie di Toscano. Giovanni, ci sei? Vediamo se è pronto il Pronto? collegamento con Giovanni Foglietta. Sì, buonasera. Buonasera Giovanni. Allora, raccontaci innanzitutto questa tua esperienza e complimenti per i risultati che stai ottenendo. Allora, grazie a tutti voi, buonasera. Niente, è una nuova esperienza nella regione toscana, nel campionato di Serie D, con dei ragazzi fantastici e niente, una bella squadra, insomma, per adesso siamo in classifica e si sta raggiungendo un obiettivo tutti insieme, è un bel gruppo. E fondamentalmente ci stiamo anche divertendo abbastanza, diciamo, vai. Giovanni, ciao, Stefano Scala. Senti, ti volevo chiedere, intanto ovviamente quando si parla di te viene subito in mente la tua squadra qui a Latina, con Città Latina e tutto quello che avete fatto. E in che rapporti sei rimasto con tutta la società e con i tuoi ex compagni, se stai seguendo la Sì, stagione del Latina certamente, sto quest'anno? seguendo tutti i miei ex compagni, soprattutto comunque della squadra del Latina, a cui sono molto legato, il Città di Latina, vecchio Città di Latina ormai, credo, Eh sì. E niente, li seguo ogni sabato, ogni weekend, mi sento spesso con parecchi membri di quella squadra, insomma, che comunque arrivò a dei risultati incredibili, secondo me, e mi è rimasto un grandissimo ricordo, soprattutto delle persone che gestivano quella società e quel periodo lì del calcio a 5 a Latina. Senti, vedendo questa Serie D in Toscana, che differenze hai trovato con magari quella pontina, i nostri gironi, insomma. Sì, niente, differenze, diciamo, a livello forse organizzativo più che, insomma, che nei giocatori singoli o comunque nelle squadre, cioè forse una differenza di qualità superiore nel Lazio, penso, rispetto a queste compagini toscane che comunque stanno crescendo nel tempo. Forse ho visto un'organizzazione diversa a livello tecnico soprattutto, ma anche mentale, diciamo, vai, però comunque. Ripeto, sta crescendo tutto il movimento del calcio a 5 in Toscana, che io comunque seguo anche altre squadre, quali il Poggi Bonzi in B, altre squadre di C1, e insomma vedo che sono molto organizzate e sono delle belle squadre. Ecco Giovanni, per concludere, Sì. sei primo nella classifica dei marcatori a quota 38 reti, ti aspettavi questa prolificità in fase offensiva? Aspettavi Non ho capito, mi può ripetere la domanda per favore? di essere così prolifico in avanti, Ah. visti i 38 gol No, realizzati? sinceramente all'inizio del campionato io comunque mi metto sempre a disposizione, sapevo insomma che potevo rendere molto in avanti, perché comunque è un ruolo che ho ricoperto in tanti anni in categorie superiori anche nella Regione Lazio, insomma, come Roberto Martin ben sa. E comunque niente, no, non me l'aspettavo, però comunque sta andando tutta alla grande, ho una buona vena realizzativa per fortuna e insomma proverò fino alla fine a raggiungere l'obiettivo con la squadra. Giovanni El Cabron, Sì. ciao, sono Roberto, Ciao Robby. ciao. Io invece, più che chiederti dei campo, perché il vizietto del gol e delle giocate non l'hai perso, vorrei sottolineare questa calata toscana che ti stai prendendo in questi anni di trasferimento, quindi sì, me la fanno notare vorrà dire anche che quando mi scendo giù a aspetterai per casa, un pranzo ma perché secolare. comunque al lavoro sempre a contatto con colleghi toscani e un po' la prendi, un po' la vuoi prendere, ecco. Non fa finta che non hai capito, devo venire a mangiare, insomma.
e vieni. Ti saluto, un abbraccione e ti auguro di terminare questa stagione con successo. Sì, grazie, ciao, ti aspetto anche un abbraccio grande a tutti voi, ciao. Grazie, Rossi, grazie. Grazie Giovanni Foglietta. Ovviamente si è letto da solo la condanna, visto che ha invitato a cena il nostro Roberto Martin. Abbiamo dunque aperto così la trasmissione di questa sera parlando di un pontino che si sta facendo valere anche in terra toscana. Del resto, come si dice, la classe non è acqua e non ha luoghi di riferimento. Parliamo adesso di Serie 2, o meglio di Coppa Italia, perché c'è stato un appuntamento importante. È vero Daniele? C'è stata la Coggianco che ha trionfato. La Coggianco ottiene il primo obiettivo stagionale vincendo questa Coppa Italia, un successo molto importante. La società ormai da anni che punta su più fronti, quest'anno uno finalmente per loro è riuscito a ottenerlo, la società castellana, ma ce l'aveva fatto capire chiaramente la scorsa settimana anche Francesco Dario, quando aveva lasciato intendere questa società i programmi che sta mettendo su, quindi che sta valutando, e che con gli obiettivi, quindi con il raggiungimento di questo trofeo, porterà avanti almeno nelle prossime stagioni. Bene, dunque complimenti agli amici della Coggianco per questo importante risultato. Voltiamo pagina, adesso parliamo di Serie B. Avviciniamoci a quella che è la nostra realtà e parliamo di come è andata nell'ultimo turno, cara Tiziana. Vediamo subito i risultati. Alfa Turris, l'Acquedotto 3-13. Calcetto Paolo Agus, Elmas 3-3. Carli Sportariccia, Albano Calcio 4-2. Castelfontana, Latina 3-5. Orte, Zirprato Sardo 5-2. Prato Rinaldo, Civiscolleferro 2-4. Pro Capoterra, Aloa 2-8. Ecco Tiziana, tu che sei sempre informatissima, non era facile col Castelfontana, però alla fine è riuscito ad allungare la serie positiva. È riuscito ad allungare, anche se c'è stato un momento di preoccupazione, però considerato comunque il tutto va bene, è una vittoria, quindi sono 3 punti, va benissimo, c'è sempre una partita in meno, ricordiamolo, per il Latina, quindi questi 2 punti di distacco dalla Loa, e soprattutto sabato c'è questo scontro diretto che insomma bisogna incrociare le dita e andare. Stefano, scontro diretto, si prevede un esodo, una spedizione in terra capitolina? Beh, le ultime trasferte importanti della Latina di questi anni targati alla Starza hanno portato a delle partite importanti con il pubblico di Latina presente sugli spalti. Sicuramente proprio oggi il presidente della Starza ha confermato che non ci sarà proprio un ambiente che diciamo d'amore per il Latina, li stanno aspettando dall'andata, sarà sicuramente una partita dura, e la risposta importante del Latina con Castelfontana c'è stata, ma anche la Loa comunque è andata a vincere 8-2 in casa del Capoterra, quindi sicuramente sarà una partita, sembra per il momento ad armi pari, e la differenza dovranno farla proprio i ragazzi di Batista. Roberto, sarà una battaglia sabato? Sicuramente. Clima non idilliaco, già preparata d'arte, quindi nelle battaglie poi si vedono i grandi giocatori che usciranno fuori, o da una parte o dall'altra. Daniele, cosa ti aspetti? Ma io mi aspetto quello che si sa. Latina negli appuntamenti fino adesso non si è fatta mai trovare impreparata. Potrebbe non dire nulla questo scontro diretto, come potrebbe invece magari dare molte indicazioni, non dico a Latina soltanto, ma anche alla Loa. E magari ecco il Latina, dico questo anche perché il Latina magari ha questo vantaggio di recuperare questa gara, tra l'altro in casa. Però bisognerà vedere come, ha detto anche Roberto, quindi forse la cosa più importante, se insieme ci sarà armonia tra i vari giocatori, perché in campo tutti dovranno dare il massimo, anche quello che magari non sarà scelto e quindi però resterà a guardare la partita dalla panchina. Serviranno tutti, una serie di unioni di intenti sia in campo che fuori, quindi dovrà essere un gruppo compatto e dimostrare a questa categoria, non solo alla Loa, a questa categoria che è una categoria stretta per il Latina.
Ecco, in questi casi magari l'importanza della posta in palio può condizionare in qualche modo il rendimento dei protagonisti. A tal proposito volevo chiamare in causa i nostri due ospiti. In questi casi partiamo da Mario Serpa. Ah, Mario Serpa, eccolo qui. Si può risentire delle pressioni, dell'attesa che caratterizza un match del genere? Per la prima classifica sicuramente è meno, sicuramente sarà molto più difficile per lei che per Daloa, visto che è Daloa che deve recuperare sulla Dina. Per Emiliano. me le partite quelle difficili sono quelle più stimolanti, quindi i giocatori vedi si vedono lì. Sei uno che si esalta quando c'è. Diciamo di sì. Molto. Anche in trasferta, quindi Anche in trasferta, soprattutto. magari chiediamo a Roberto se voleva stuzzicare i nostri ospiti in questo senso. No, perché ne abbiamo parlato anche prima. Ecco, una delle caratteristiche soprattutto di Emiliano è proprio la carica agonistica con la quale affronta ogni partita, insomma. Non perché Mario sia di meno, ma sicuramente Emiliano Bizzarri fa proprio della parte agonistica un buon 60-70% del suo tipo di gioco. E si carica e dà il massimo contro tutte le formazioni. Avremo modo di scoprirli meglio tra poco, così come avremo modo di scoprire meglio questa realtà della Pontina Futsal. Intanto apriamo l'ennesima importantissima parentesi, perché torniamo a parlare di un capitolo che a te piace tantissimo, Spazio Amatori. Sì, Vero, Tiziana? è un capitolo che prendo io, per cui andiamo. Allora, prepariamoci con la sigla perché ne vedremo delle belle. A voi regia. Tra l'altro, Tiziana, come mi suggerivano, è uno spazio amatore in miniatura, vero? Ridotto questa settimana perché riguarda i pulcini, non per altro. Andiamo a vedere subito i risultati. Allora, i risultati del torneo Pulcini anni 2001-2002. Dilettanti Falasche, Il Cantiere, Città di Latino Oratorio 4-0. Accademia Sport, SC Buonamano 2-5. Virtus Cisterna, Città di Aprilia 0-5. Pro Latina Calcio, San Michele 1-3. Nuova Latina Isonzo, San Donato 3-3. SC Buonamano, Città di Latino Oratorio 4-0, Dilettanti Falasche, Il Cantiere, San Donato A 2-4, San Donato B, Dilettanti Falasche, Il Cantiere 8-0. La classifica: San Donato, Pontina B 13, Il Cantiere 12, Città di Aprilia 9 insieme a SD San Michele e San Donato Pontino A, Virtus Cisterna, Pro Latina Calcio e SC Buonamano a 6 punti e Nuova Latina Isonzo, Accademia Sport, Città di Latino Oratorio che purtroppo sono ancora a 0. Andiamo a vedere i risultati per il torneo Pulcini anni 2003-2004. Pro Latina Calcio, R11 Latina 3-1, Città di Aprilia, Virtus Cisterna 9-2, ASD San Michele, Polisportiva Carso 4-2, Pontina Calcio, SC Buonamano 2-2, ASD Antonio Paluzzi, Pro Calcio Sabaudia 8-4, FC Agora, R11 Latina 6-4. Classifica. ASD Antonio Paluzzi che è in testa con 12 punti, Pontina Calcio 10, Città di Aprilia 9 insieme a San Michele, SC Buonamano 4, Virtus Cisterna, FC Agora, Pro Latina Calcio, R11 Latina e Pro Calcio Sabaudia tutte quante a 3 punti. Chiude la classifica la Polisport Carso che è ancora a 0. E l'ultima, che sono il torneo di piccoli amici anni 2005-2006, Città di Aprilia, Virtus Cisterna 11-5, Cos Latina, Polisportiva Carso 4-5, Accademia Sport, Pro Calcio Sabaudia 4-0, Pro Latina Calcio, R11 Latina 3-7. La classifica vede in testa R11 Latina insieme a Città di Aprilia con 12 punti, Virtus Cisterna a 9, SC Buonamano con 6 insieme a Accademia Sport, Polisportiva Carso 4, Cos Latina 3, Pro Latina Calcio 1, Pro Calcio Sabaudia che chiude a 0. La nostra Tiziana in versione Finito. orientale, impeccabile come sempre. Roberto, Orientale. quanto è bello vedere questi piccoli campioni giocare. Sì, è bellissimo e poi posso assicurarti, seguendo direttamente il torneo, che ci sono veramente dei piccoli talenti che lasciano a bocca aperta perché sono autori di gesti tecnici che hanno dell'incredibile. E li fanno anche con una naturalezza. L'aiuto della televisione in tal senso è importante, ma si vede veramente
giocate no look, numeri di alta scuola e fatto poi soprattutto nella categoria dei piccoli amici, che è quella più piccoli e nella quale non c'è il torneo federale, quindi noi abbiamo raggiunto con questo torneo ben 32 squadre, facendo giocare tutti questi giovani ragazzi, diciamo che abbiamo dato un senso alla loro stagione, soprattutto a questi più piccolini che non hanno il campionato federale, e infatti c'è agonismo e partecipazione giusta e anche un almanacco che stiamo ultimando e che verrà presentato dagli sponsor nell'immediato. Questo serbatoio, Roberto, lo esprimerà presto qualche bel talento per il calcio? Guarda, 5 continuo. Qui in questo tipo di torneo si gioca a 5 o a 6, ma è ibrido perché partecipano tante società di calcio a 11. Però è anche vero che se mai si inizia a percorrere la strada, mai si riuscirà a ottenere veramente dei vivai interessanti a livello di calcio a 5. Questo è un punto d'inizio che avrà una strada molto lunga, ma che credo alla fine riuscirà a dare i giusti risultati. Benissimo, mentre continuiamo a vedere le immagini dei piccoli grandi campioni, vogliamo ricordare come contattare Mondo Futsal quando non va in onda la nostra trasmissione. Sì, assolutamente, il nostro portale che è mondofutsal.net, invece per tutti i nostri video youtube.com/mondofutsaltv. Bene, direi di passare alla Serie C2 per vedere innanzitutto i risultati e poi nella seconda parte ci addentreremo negli approfondimenti. Allora, vediamo com'è andata in quest'ultimo turno. Allora, la Serie C2, i risultati. Pomezia Laurentum, Sentoli Latina 3-1. Atletico Scauri, San Giovannese 8-1. Ceriaria, Atletico Anzio Lavigna 7-3, mi sono impicciata. Città di Cisterna, Virtus Fondi 2-5. Dilettanti Falasche, Flora 92 1-4. Gymnastic Studio Fondi, Atletico Gaeta 2-3. Pontina Futsal, Terracina Calcio 4-7. E questi dunque i responsi dell'ultima giornata. Ci sono anche dei risultati importanti per la zona alta della graduatoria. Ne analizzeremo tra poco in una delle sue consuete, ampie, dettagliate panoramiche. Parlo ovviamente di Daniele Porcelli. Prima ci fermiamo però per pochi istanti. Un attimo di pubblicità. Di nuovo in studio per la seconda parte di Mondo Futsal, come ci eravamo ripromessi, cara Tiziana, analizziamo bene i risultati di quest'ultima giornata del campionato di C2, lo facciamo insieme al nostro tuttologo Daniele Porcelli. Raccontaci un po', insomma, quali responsi hai messo questa giornata, Daniele. Ma possiamo anche definirla la giornata delle sorprese. Giornata delle sorprese, una tra tutti, quella più evidente forse è quella di Fondi, dove ormai l'ex capolista Gymnastic Studio perde con il Gaeta, anche se da rimarcare il fatto che questa sconfitta in un certo senso era abbastanza preventivata da parte della formazione Natata Paluzzi, perché avendo perso in settimana due giocatori ormai importanti per questa formazione, andare a gravare un po' tutto quanto il peso su un solo giocatore sarebbe potuta diventare alla lunga anche difficile. Il primo responso c'è stato, il Gaeta, guarda caso, si è presentata in formazione largamente rimaneggiata e ha fatto quello, il minimo indispensabile per andare a vincere questa partita, gli è bastato il minimo scarto, ha saputo gestire bene il risultato portandosi a casa tre punti molto importanti in chiave salvezza. Rimarco una volta per tutte, forse sarà la prima, chiedo scusa, la prova della Virtus Fondi, perché avendo chiuso il primo tempo in svantaggio a Cisterna contro la formazione di Giocondi, nel secondo tempo ha fatto veramente capire di che pasta è fatta e che tipo di campionato andrà a fare in questo ormai rimanente fino alla fine di questa stagione. Deve recuperare una partita domani in un campo molto difficile che è quello dello Scauri. Al Palaborrelli non è facile uscire con i punti in tasca, soprattutto di questo periodo, perché la formazione allenata da Michele Treglia sta attraversando un ottimo momento di forma.
Sabato ha battuto sì l'8-1, una squadra che ormai è in netto calo, poi in fuori casa ha fatto pochissimo la San Giovannese, però è un risultato molto molto importante. Un'altra sorpresa, ecco, tornando un po' all'anteprima che facevo, è quella che riguarda la Century Latina, aver perso a Pomezia, un campo che per molti è risultato anche indigesto. È risultato indigesto, ne sanno qualcosa i due ospiti di questa sera, perché proprio una settimana fa ci hanno praticamente lasciato tre punti importanti alla formazione allenata da Emiliano Campioni. Il Ceriara tiene bene perché resta lì solitaria in terza posizione, quindi si rivedono un po' sotto le formazioni come il Terracina, ottimo risultato proprio ad Aprilia contro la Pontina per 7-4. E allora facciamocelo raccontare questo risultato dai protagonisti. Prego. Una partita che all'inizio ce l'avevamo in tasca, vinciamo 3-1. E poi alcune disattenzioni a livello difensivo e ci hanno fatto gol. Ancora una volta due espulsioni, non giuste secondo me, così siamo a 6 nelle ultime 4 partite e niente, i limiti nostri di rosa sono usciti fuori e quindi eccoci qua. Come mai tutto questo nervosismo, tutti questi cartellini? Sempre per problemi arbitrali. Perché quest'anno abbiamo incontrato alcuni arbitri veramente allucinanti. Anche con il Pomezia, 2 anni di squalifica ad Alfonsi, che giustamente ci stavano tutti perché avendo dato uno schiaffo all'arbitro. Però le 5 giornate a Galbani e a Longo, 2 giornate senza aver fatto e detto nulla, pare un po' troppo esagerato. Al di là di quelli che sono gli episodi legati alla singola partita, parliamo un po' del progetto Pontina Futsal, vi aspettavate di più? Ma no, il progetto Pontina Futsal non ci aspettavamo di più, noi abbiamo fatto la squadra per salvarci, per fare il meglio, però quest'anno nel girone di andata le cose sono andate a nostro favore, perché non avendo mai perso e avendo battuto le più forti, tra virgolette, ci andava bene, mo il giro di ritorno troviamo un po' di difficoltà. Diciamo che tutte le lacune che abbiamo all'andata le abbiamo nascoste, adesso stanno venendo tutte fuori. Purtroppo ci sono delle squadre che hanno una rosa più ampia e quindi alla lunga escono fuori. Diciamo che nel quintetto base penso che non siamo secondi a nessuno, poi dopo giustamente i problemi nascono quando i minuti passano, ci sono sostituzioni, ma non per gli altri ragazzi che fanno parte della rosa, ma proprio un discorso di esperienza, di numeri. Prima di dare spazio alle domande di Stefano, Daniele e Tiziana, volevo chiedere anche un discorso in prospettiva il vostro. Guardate al futuro, magari con le fondamenta di quest'anno per prendere qualche soddisfazione in più l'anno prossimo. Diciamo che siamo partiti l'anno scorso con una squadra che è arrivata ultima, senza nessuna pretesa. Quest'anno abbiamo costruito un qualcosa di positivo, abbiamo fatto vedere che ci siamo perché abbiamo battuto tutte le prime 6 in classifica e quindi un qualcosa c'è di buono. I presupposti ci sono. Ci costruiamo sopra e continuiamo così e vediamo per l'anno prossimo se si riesce a fare qualcosa di meglio. Stefano. Per Emiliano, abbiamo detto nel giro d'andata comunque avete fatto benissimo, avete battuto tutte le squadre le migliori sorprendendone molte. Tu pensi che questo calo di questo girone di ritorno sia legato solo al fatto alla rosa o anche che comunque adesso le squadre iniziano a conoscervi e quindi non vi sottovalutano più, diciamo? No, io penso che sia solamente un discorso di elementi alla fine, perché noi giochiamo, come abbiamo giocato all'andata, abbiamo giocato il ritorno. Giustamente quando ti cominciano a marcare 4-5 giocatori su una rosa di 10 persone penso che sia difficile per tutti andare a vincere le partite. Poi diciamo pure che all'andata ci ha detto tutto bene, anche partite che non meritavamo di vincere abbiamo vinte. Un tiro, un gol e vincevi la partita, adesso si sta è l'opposto, qualsiasi tiro che prendiamo dal centrocampo ci fanno gol, la palla non entra, attraversa i pali e quindi è giusto così. Daniele. Vi siete un po' troppo allora adagiati su questi risultati, però tutto è cominciato, guarda caso, con la sconfitta contro la Ginnastica. Da lì una squadra
ha fatto, forse è stata la partita più eloquente, magari i problemi già cominciavano ad esserci prima. No, diciamo che, se posso, all'andata il Gymnastic ci ha veramente messo sotto, noi un tiro, un gol e loro hanno fatto la partita. Al ritorno abbiamo giocato solo noi e loro il contrario, due tiri, due gol. Secondo me la partita che ci ha ucciso è quella di Pomezia, che vincevamo 3-2 a 3 minuti alla fine. E poi siamo riusciti a prendere due gol per due ingenuità e tre espulsioni e ci hanno tagliato le gambe. Da lì è nato tutto quanto. Ecco, ma con queste altre due espulsioni che si sono aggiunte sabato, e come vedrà a questo punto gestita l'ultima parte di questa stagione, sapendo già che avete confermato che il problema è di una rosa proprio striminzita, perché stiamo parlando di pochissime persone. Difficilmente anche già sabato si arriverà a 12 in lista, quindi a 7, quindi ecco, lo sottolinea ancora in maniera più netta. Beh, per ma cui... è così, non bisogna nascondersi. No, certo, c'è poco da nascondere. Cercheremo. Come potrà essere gestita a questo punto, questo momento delicato della stagione? Ci sarà la possibilità per alcuni ragazzi che fino ad oggi hanno giocato poco o nulla di far vedere le loro qualità. Noi daremo spazio a loro, giustamente, e vedremo quello che riusciranno a fare. Cercando di non fa, come si dice, troppo per di bene. No, assolutamente, metteranno sicuramente il massimo per cercare di fare il meglio per noi. Descriviamo un po' meglio la vostra realtà, società, allenatore, insomma, come si sviluppa questo progetto? Il progetto Aprilia nasce molto tempo fa. Certo. Io gioco con la Pontina da 4-5 anni e già esisteva quel progetto. Il presidente, che è il signor Stefano Cappelletto, quest'anno fa un po' tutto fare, che da presidente, fa allenatore, fa dirigente, fa un po' tutto quanto. Dato anche con il mister Alfonsi che avevamo all'inizio stagione, che per vie loro, che poi noi non sappiamo, hanno deciso di esonerarlo dalla panchina e prendere il posto Stefano come allenatore. Il progetto non è una grandissima società, perché alla fine c'è soltanto Stefano che porta avanti il tutto quanto. Adesso con il direttore sportivo, il papà di Emiliano, si sta cercando di fare il più possibile. È una società molto ampia, ci sono due persone che fanno tutto e quindi penso che stiamo facendo molto molto bene. Ma spesso pochi sono, pochi ma buoni, come si dice. No? Nelle società contano anche le persone. Certo. Più persone ci sono e più danno una mano a tutto il resto. Roberto, secondo te il presidente cosa pensa di questi ragazzi? No, perché volevo vedere se mi citavano, perché volevo ricordare a questi due ragazzi che io sono stato colui che ha portato il calcio a 5 ad Aprilia, prima con il Real Aprilia e poi con la Futsal Aprilia, e poi ci siamo trasformati in Pontina Futsal. A parte gli scherzi, salutiamo l'amico Stefano, non ha potuto essere presente, e che in cui mi diletto sempre in qualche imitazione. Ci sarebbe anche la famosa scroccata di sigaretta, però non facciamo pubblicità né al fumo né alla casa delle sigarette, giusto Mario? Giusto. Ecco, Mario Emiliano, ci sono anche le domande di Tiziana per voi. Sì, io volevo innanzitutto ringraziare Roberto per questi due ospiti, che è stato meraviglioso. Tornate quando volete. Certo che sono bellissimi, per cui vanno più che bene. Anche per le nostre telespettatrici, insomma. Certo, mi sembra giusto ogni tanto curare anche questo aspetto. Ti hanno dato del modello, Mario, prima. È Roberto. È sempre Roberto. Emiliano, insomma, ho visto che sei molto carismatico, anche Roberto prima ti ha definito così. Dacci qualche episodio in cui ti sei arrabbiato particolarmente o anche caricato. Ma io non caricato. So perché, sono un po' antipatico a tutte le tifoserie avversarie, forse perché qualche volta faccio gol e quindi vengo preso di mira. È colpa anche mia, perché mi piace... Esulta in maniera un po' troppo... Eccessiva. Però fa parte di me. No, però tra l'altro va pure rimarcato anche il fatto che riesce a tenere bene i nervi saldi, nonostante i suoi compagni spesso lo attaccano, che vorrebbero più partecipazione dalla parte sua, ma a dire la verità, in mezzo al campo, io tutte le volte che l'ho visto, ho visto solo ed esclusivamente lui, non è perché adesso è qui davanti, per cui ho visto anche come gli risponde, però gli risponde pure in maniera pure troppo educata, nonostante che un giocatore che...
gioca in un reparto, insomma, dove le prende anche, insomma. Certo, certo. Le dà, ma le sa, le prende anche. Ok. Soddisfatta, Tiziana? Perfetto. A posto. Ai nostri ospiti volevo chiedere un parere anche su questa classifica del girone di C2. Se secondo voi sono questi i valori effettivamente espressi dal campionato e secondo voi chi la spunterà lì davanti? Io credo che... No, a parte pensavo che il Latina stesse un po' più su. Potevi guardarla a casa? No, da lei. No, mi riferivo a se dicevi che la come classifica. Valori, certo. Il Virtus Fondi secondo me vince. Vince il campionato. Se vince contro di noi martedì vince, altrimenti vedo bene il Serie A. Quindi tutto dipende dalla partita futsal. No, vabbè, è una battuta. Però sicuramente quando verrà martedì da noi, martedì prossimo, non gli regaleremo nulla perché non regaliamo niente a nessuno. Se ci batte, la vedo bene per la vittoria finale. Altrimenti il Ceriara, perché c'è una partita da recuperare. E in casa c'è il palazzetto, campo piccolo. Quindi secondo voi il Ceriara può essere un po' il terzo incomodo che emerge alla distanza? Insomma. Potrebbe. Roberto? No, mi stavo consultando visivamente con Emiliano, non so se il Ceriara c'è. Mi sembra che ci abbia una partita in meno. Le uniche formazioni che devono recuperare sono Virtus Fondi a Scauri e Città di Cisterna Latina. E se lo dice Daniele Porcelli, allora non ci piove assolutamente. Bene, con questo chiarimento direi di voltare pagina e di dedicarci alla Serie D. Girone A, vai Tiziana. Sì, Atletico Rocca Massima, Rocca Secca dei Volsci 3-7, Città di Anzio, Broche Sport 3-1, Eagles Aprilia, Lele Nettuno 6-4, Privernum, Città di Latina Oratorio 3-8, Real Latina, Indomita Anzio 3-1, Sisse Impianti Sportivi, Real Podgora 6-4, ha riposato il Latina Scalo Cimil. Che giornata è stata questa, Roberto? Beh, una giornata, diciamo tra virgolette, regolare, perché hanno vinto tutte le prime della classe. La Sissa ha anche faticato oltremodo con col Podgora, e invece la Eagles Aprilia mi sembra che abbia trovato una certa continuità, se non sbaglio siamo alla quarta vittoria consecutiva, come annuisce fuori camera il buon Porcelli, e quindi credo che ormai il novero delle squadre sia questo: la Sissa Impianti è ormai andata, vincerà il campionato. Rocca Secca, Latina Scalo e Eagles Aprilia si giocheranno le rimanenti posizioni per andare a definire la griglia degli eventuali ripescaggi che ci saranno, anche perché ci saranno anche degli importanti spiragli tramite la Coppa Provincia di Latina. Sì, tra l'altro da aggiungere proprio questa cosa, la settimana prossima è importante perché ci sarà lo scontro a Latina Scalo tra Cimil contro Eagles Latina, mentre la Rocca Secca riposa. E proprio ritornando, infatti menzionate la Coppa, ci sarà la seconda fase, scatta proprio tra domani e dopodomani, ci saranno due giorni, e addirittura anche questa sera ci sarà proprio l'anticipo, che sarà importante, tra Sissa e Impianti, capolista di questo girone, che andrà ad affrontare proprio in casa la Vis Fondi, seconda del girone B. Poi ci sarà anche Real Podgora, Lele Nettuno, Virtus Spigno, Maracanà, e un altro scontro molto importante è quello di Fondi tra Old Ranch e Rocca Secca dei Mosci. Queste sono le otto squadre che sono riuscite a ottenere il passaggio al secondo turno. È importante, noi ci teniamo anche a rimarcarlo, più volte l'abbiamo fatto l'anno scorso, quest'anno continueremo a farlo, perché non dimentichiamo che proprio l'anno scorso il Flora riuscì a vincere questo trofeo e riuscì tra l'altro ad andare nella classifica dei ripescaggi, e bene per lei perché riuscì a ottenere il passaporto per il campionato regionale. Tiziana, guardiamo invece cosa è accaduto nel girone B. Sì. Ventotene, Don Bosco Gaeta 1-3, Atletico Sperlonga, Sporting Terracina 5-3, Città di Minturno Marina, Olympic Marina 5-3, Maracana Gaggeta, Virtus Cauri 0-3, Olympus Sporting Club, Vis Fondi 2-3, Real Terracina, Old Ranch 2-5, ha riposato la Virtus Pigno.
Daniele, già ci hai anticipato qualcosa su questo giro? Sì, vi ho anticipato questo per quanto riguarda la... Qua ci sono anche quattro squadre che, di questo girone che partecipano. Vedo bene le due fondane, anche perché stanno recitando un ottimo campionato. Spicca, non possiamo rimarcare soprattutto questa bella vittoria da parte del Città di Minturno contro l'Olympic Marina. Olympic Marina che forse ha preso un po' troppo sotto gamba questo impegno e conosce la prima sconfitta della stagione dopo 14 risultati utili consecutivi. Non cambia nulla in vetta alla classifica, sempre al comando la formazione allenata da Luca Clemente, seguono le due fondane appaiate a 34 punti. Grazie Daniele, io l'ho tenuto a riposo in questi ultimi minuti perché doveva concentrarsi, doveva prepararsi al meglio, infatti è arrivato il suo momento, Stefano Scala con la sua rubrica. Stefano, sei pronto con i tuoi gradini? Sì, dai, partiamo dal basso, ci mettiamo due protagoniste, l'infrasettimanale di C2, ovvero Gymnastic Studio Fondi e Century Latina, avevano fatto vedere grandi cose in quella sfida che poi vinse la squadra di Paluzzi e invece poi sono andate a perdere nell'ultimo turno due partite che erano decisamente abbordabili, soprattutto quella della Ginnastica che in casa ha perso diciamo solo con la puntina, è andata a perdere con l'Atletico Gaeta, mentre la Century ha evidenziato i suoi grandi problemi a livello di numerico, è andata a giocare a Pomezia con pochi giocatori e quei pochi non hanno fatto per niente una bella figura e quindi questa sconfitta pesa sicuramente. Sopra mettiamo la Virtus Fondi che comunque ha confermato di essere comunque la più forte di questo girone e anche l'Oratorio Latina Scalo, l'Oratorio Città di Latina Oratorio che dopo tante difficoltà è riuscito a fare qualcosa di buono in questo girone di ritorno, è andato a fare un'importante vittoria. Vediamo cosa aggiunge Roberto. Oltre ad aver visto in mezzo qui c'è dei pezzi di lingua, poi volevo dire, io invece evidenzierei sulla scala in positivo tutta la parte bassa della C2, quindi Atletico Gaeta che ha vinto con la Gymnastic, il Flora che ha vinto lo scontro del Baratro con il dilettanti Falaschi e anche il Terracina che ha battuto la Pontina Fuzza, quindi tre squadre in lotta per la salvezza che hanno fatto tre grandissimi risultati in esterna. Daniele? Io invece metto tutta la parte più piccola, una squadra per girone della Serie D, l'Eagles Aprilia per il girone A, e quarta vittoria consecutiva e il Città di Minturno Marina che ha battuto la capolista e in più metterei tutti questi fantastici bambini di cui abbiamo parlato di questi risultati perché è giusto anche nominarli per un futuro migliore e soprattutto per loro. Perfetto. Assolutamente d'accordo anche per la citazione del fotografo che mi sembra di conoscere. Tiziana, tu invece sul gradino più alto metti i nostri ospiti. Oh, ovviamente i nostri ospiti. Perfetto, e andiamo a salutarli allora, Tiziana. Sì, salutiamo Stefano Scala. Buonasera, grazie per i complimenti. Mario Serpa. Buonasera. Emiliano Bizzarri. Buonasera. Nostro Roberto Martin. Buonasera. Tuttologo Daniele Porcelli. Grazie, buonasera a tutti. Basta, perfetto, abbiamo finito, abbiamo parlato come avevamo promesso di tante, tantissime cose. Il saluto va a voi per averci seguito, il ringraziamento ai nostri ospiti, a Tiziana Caori Pitton. Tremendo. È veramente tutto. A lunedì. Alla prossima. Buonanotte. Grazie, buonanotte.